Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo Digital Talk su Unixport Manager. Siamo felici di essere qui con questo nuovo incontro talk per parlare di un argomento interessante, quale quello di oggi. Cogliamo anche l'occasione di questa data importante perché è la data in cui ufficialmente, posso dirlo da poche ore di fatto, abbiamo la conferma di avere i primi candidati ex Exim Manager che hanno sostenuto l'esame e sono diventati effettivamente Exim Manager grazie all'aver sostenuto un esame di competenze legate alla norma UNI 11823-2021, che è la norma che sancisce i requisiti degli Export-Import Manager esperti in processi di internazionalizzazione, quale è la professione delineata dalla norma UNI, appunto. La norma UNI che è stata creata con una serie di stakeholder, norma UNI che ha poi visto la creazione di corsi dedicati per chi doveva avere al di fuori dei corsi già fatti per i fatti suoi, per altri enti con ICE, con Camere di Commercio e quant'altro, una formazione adeguata per poter avere il numero di ore necessarie a sostenere questo esame, quindi siano figure junior che senior, junior con 120 ore, senior con 90 ore. Corsi che sono stati fatti con forma terziaria, la scuola di formazione che è presente a Milano, ma che ha fatto i corsi a distanza per sostenere questo esame, che ringraziamo, e al pari anche chi ha fatto il corso col modulo di Unixport Manager per poter avere il numero di ore necessarie a completare la sua formazione. Quindi tutti e tre passati, abbiamo avuto un candidato che è di provenienza Unixport Manager come corso e due candidati che avevano fatto il corso con forma terziaria provenienza di IMIT o di altre associazioni. Ringraziamo tutti quanti, siamo felici che sia partito. Adesso l'obiettivo è ovviamente aumentare la platea di persone che avranno questo certificato, perché ho fatto tanto sforzo per fare in modo che la norma sancisse cos'è un export manager, fatto tanto sforzo per dire quali sono le competenze che deve avere, fatti tanti sforzi anche qua, formazione, ne facciamo a IOSA, sono 2 anni che facciamo webinar su tutti gli argomenti di cui un Exim Manager è chiamato a sapere, vuoi che sia di settore di merceologia, di tattiche di lavoro, di branding, che quello è l'argomento poi di oggi, lo vedremo meglio, che è di attività commerciali, fiere, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che completa la figura di una figura così importante come l'export manager, adesso bisogna fare in modo che queste persone vadano a far sapere in giro che hanno queste competenze e si possono certificare al riguardo. Oggi nel particolare parleremo con due dei nostri associati che hanno un'esperienza importante e ci andranno a parlare di personal brand e CRM, strumenti indispensabili per l'export. Andremo a vedere insieme cosa ci raccontano al riguardo. Con chi andiamo a parlare? Andiamo a parlare con Carina De Souza, CEO di KDS International Business Consulting, Import-Export Manager, esperta nell'export di vini italiani in Brasile e oltretutto ovviamente CEO anche della KDS Food and Wine Brasile. Quindi è una persona di riferimento per questo mercato, ci va a parlare dell'importanza del posizionamento e questo attraverso il personal branding. Quindi con lei andremo a vedere questo tema particolare. Non finisce qui perché per quanto riguarda questo tema andiamo a parlare poi con Rodrigo Caviglia, che è CEO presso Strategy Cup e ci andrà a parlare del personal branding e CRM, indispensabili strumenti per l'export. Quindi io passerei la parola alla prima relatrice. Con piacere cedo la parola a Carina De Souza per il suo intervento e andiamo a sentire cosa si racconta di questo importante aspetto del branding. A te la parola, Carina. Grazie, grazie Marco, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Allora, innanzitutto appunto grazie per l'opportunità ancora. Non mi occupo di marketing, ma mi occupo anche di marketing perché ogni giorno noi export manager, appunto, visto la tua presentazione, Marco, mi ritengo anch'io un export manager perché faccio questo, nonostante sia la mia una società, quindi una SRL e quindi non sono proprio una libera professionista, ma il lavoro è quello. Allora, l'importanza del posizionamento, personal branding, perché noi export manager siamo chiamati in causa e quindi qui faccio una provocazione, perché ho suggerito questo intervento. Quindi mi presento,
Quindi sono Carina De Souza e aiuto da più di 20 anni le aziende vitivinicole italiane ad esportare con successo in Brasile, in modo che un processo così importante, complesso e costoso, fatto in un paese a più di 10.000 km di distanza, possa risultare più sicuro e trasparente possibile. Dopo di seguito viene la domanda se mi avete già googlata. Perché questo? Perché naturalmente io ogni volta che mi presento e dico questa frase tanto lunga, la prima cosa che fanno è cercare su Google. E quindi è proprio questo il tema oggi, no? Della nostra chiacchierata, il personal branding. Quindi se io arrivo da un cliente, da in qualsiasi situazione e dico una cosa del genere con tanta autorevolezza, dovrei anche avere dei materiali, del contenuto che possano comprovare ciò che sto dicendo. Ed è questo il posizionamento e il personal branding. Ok, quindi qui io ho messo alcune parole per farci rendere un po' conto di quello che è oggi, quindi anche la parola oggi è molto importante in questo discorso, perché stiamo vivendo un'era dove più che mai il nostro lavoro di export manager, adesso andiamo a parlare perché, è fondamentale che abbia questo posizionamento, perché altrimenti non capiscono uno veramente il nostro valore. Tutto quello che hai detto prima, Marco, la norma, preparazione, competenze, non vengono valorizzati se noi non ci facciamo vedere. Quindi personal branding, posizionamento, quindi visibilità, ci dobbiamo far vedere, e naturalmente monetizzazione, perché altrimenti saremo sempre percepiti come, vedremo nelle prossime slide, vai che ti pago con le provvigioni. Quindi tutto questo insieme si trasforma in una parola che si chiama influencer. E ho dato come esempio nella prima slide il mio case history, di essere googlata sempre, perché io tante volte i clienti mi chiamano e mi dicono: guarda, ho visto il suo posizionamento anche oggi, complimenti, l'ho vista in Instagram, l'ho vista in LinkedIn. Quindi queste cose sono importanti ed è qui che voglio arrivare. Sembra anche a te che il mondo sia sotto sopra? Perché questa domandina così scherzosa? Perché le aziende sempre di più hanno bisogno di noi. Abbiamo parlato anche in un altro Digital Talk con una nostra ospite nel settore dei vini, ma molte aziende, principalmente italiane, perché questo purtroppo è un difettuccio della nostra cultura, perché mi sento anch'io un po' italiana, spesso vedono i professionisti come noi come degli agenti di, non saprei neanche come definire, ma come di collaboratore da pagare soltanto provvigione, e non capiscono tutto quello che c'è dietro il nostro lavoro. E la frase che io chiamo shock, per essere molto educata, è quando dicono che la loro politica aziendale non prevede fissi per questa tipologia di figura, ma che possono soltanto riconoscere delle ottime commissioni sul lavoro fatto. Ed è veramente incredibile, perché allora ci domandiamo perché alcuni dei nostri colleghi riescono invece ad avere fila di aziende che attendono per avere una consulenza e parlare con loro. Io sono riuscita negli anni a costruire, non sono ancora in questa posizione, ma per fortuna ho già un'ottima posizione, perché ci lavoro molto su questo ed è per quello che sono qui, perché posso parlare di questo tema. E questo non succede solo con gli export manager. Qui vi ho portato un sacco di esempi, dal medico alla parrucchiera, al dentista, al centro estetico. Di medici ce ne sono tanti, di ortopedici ad esempio ce ne sono tanti, ma esiste l'ortopedico specializzato nella protesi del ginocchio. E magari noi andiamo in quello perché lui è specializzato in quello, anche se non abbiamo proprio il problema della protesi del ginocchio, ma se abbiamo un dolore al ginocchio, pensiamo che faccia caso a quello. E così come la parrucchiera è specializzata in capelli ricci, io voglio farmi solo il colore, ma credo che sia lei la migliore. Ma il colore me lo può fare con un'altra, e dentista per i bambini, e tutto. Quindi cosa che hanno tutti questi professionisti in comune, e cos'è che hanno in comune anche con me? È il loro posizionamento. Magari hanno lavorato per questo, molte volte no. Quindi l'autorità e l'autorevolezza molte volte possono venire automaticamente.
Quindi brand personale, cos'è il personal branding? Il brand personale è la nostra essenza, ciò che lasciamo quando non ci siamo. Quindi è ciò che dicono di noi quando non siamo presenti. Questo è importantissimo, ma per assicurarci che ne parlano bene c'è un lavoro dietro, e tanto lavoro, investimento di tempo, di aggiornamenti anche nella materia che scegliamo, di essere specializzati, andiamo a parlare di questo anche per i nostri export manager che sono generalisti, perché è un tema molto delicato e ci sono passata. Quindi cosa dicono gli esperti? Che è un insieme di aspettative, ricordi, storie, relazioni che rappresentano la decisione di un consumatore di voler scoprire un prodotto o un servizio. Altri dicono che è la gestione della tua persona, quindi dipendenti che sia legata, che sia legata data un'attività o meno, anche perché se andiamo a un appuntamento con qualcuno, cosa facciamo oggi? Andiamo in Google a vedere chi è questa persona, che sia un appuntamento di lavoro o meno. Qualsiasi cosa oggi si va a verificare in internet. Quindi, cos'è essere un influencer? In Italia c'è una connotazione un po' sbagliata, secondo me, della parola influencer, perché influencer significa influenzare. Quindi tutti noi siamo influencer, perché se vogliamo lavorare con un'azienda e se vogliamo che questa azienda ci dia il peso che abbiamo come professionisti, ma anche l'azienda o un marchio vuole influenzare un consumatore, deve essere un influencer. Adesso vi do un po' di dati in giro per il mondo. In tutto il mondo sono circa 50 milioni di influencer come professione, che fatturano oltre 100 miliardi attraverso delle piattaforme digitali e varie. Vi do il mio esempio del Brasile. Esistono 500.000 influencer in Brasile. Io sono considerata una di queste perché ho creato un posizionamento molto specifico nel mio paese. Io sono esperta di vini italiani, quindi tutti gli importatori mi googlano con delle parole chiave, che io ho fatto un'analisi molto precisa, e andiamo a vedere questo, e mi vendo per quelle parole, per quel mercato, e sono pagata da loro per dare quello che vogliono, perché io risolvo dei problemi a quelle persone che stanno a 10.000 km di distanza cercando dei vini di qualità per loro. Quindi è questo il lavoro che bisogna fare. Perciò esistono 500.000 influencer in Brasile, un paese con 210 milioni di abitanti, 140 milioni di brasiliani sono sui social. Quindi 52% seguono almeno un influencer. Questi sono numeri interessanti. Io parlo del mio mercato, ma è un mondo. Quindi il mercato di influencer oggi, ok, secondo un sondaggio, è 72% dei consumatori si fidano di più di un'azienda dopo che un influencer l'ha consigliata. Il 92% si fida delle recensioni dell'influencer rispetto agli annunci classici, ossia i media sono decentralizzati. Gli strumenti e le reti sono aperti a tutti. Gli strumenti e le reti sono aperti a tutti, quindi è cambiato molto le cose. Dobbiamo vedere l'importanza di lavorare sul nostro personal branding, gestire efficacemente la propria carriera, abbiamo già visto che è estremamente importante. Quindi per essere considerato un professionista influente nel tuo campo, il tuo marchio personale deve distinguersi da cosa? Dalla concorrenza. Quindi deve riuscire a comunicare valori come serietà, professionalità, competenza, essenza ed etica. Carine, qui, fin qui non ho detto niente di nuovo. Ok, quali sono i vantaggi veramente? Allora, evidenzia le tue qualità e i fattori di differenziazione quando tu veramente hai un brand, un marchio, sei un marchio. Fornisci valore al pubblico di destinazione, pubblico qua io dico il tuo mercato target, no? Costruisci una reputazione positiva, che è tanto importante oggi, perché reputation oggi vale oro. Un posizionamento di autorità nella tua area professionale, cioè il personal branding consolidato e forte non solo ti posiziona, ma ti permette anche di aggirare eventuali problemi che si presentano. Vicinarsi ai potenziali clienti partner e aumenta la visibilità dell'azienda o del professionista aumentando le vendite. I consigli, le nuove opportunità, i consigli sarebbe il passaparola, la raccomandazione. Quindi come facciamo a costruire questo posizionamento? Cos'è che devo fare per arrivare a questo? Bene, prima cosa, a chi parlo? Cioè chi è il mio pubblico? Quindi io devo profilare il mio cliente ideale. Io parlo in Brasile agli importatori, in Italia ai produttori di vino. Quindi ci deve essere una ricerca delle esigenze e determinare come posso aiutare a
ad affrontare queste sfide. Io sono la soluzione. Io devo vedere come comunica, parlare il linguaggio, usare i canali adatti al mio cliente. E devo affinare l'area di competenza, quindi devo studiare ed essere pronta per il pubblico che ho scelto di parlare. E devo così divento un'autorità per quelli. E quindi nella mia concorrenza ci sono io. Chi è che parla di vino con il Brasile? Se googlate vino expo Brasile, ci sono io. Punto, perché ci ho lavorato per esserci. E modestia a parte, ho investito tanti soldi e tempo per questo. Autenticità, chi sei? Ci devono essere valori, punti di forza, competenza, chi sei veramente? Ma ci devono essere autenticità di persone, professionista, oltre al prodotto e al servizio, perché è l'unica cosa che rimani. La trasparenza genera fiducia e ricordiamoci che le persone comprano le persone. Storytelling, e bisogna saper vendere la tua storia. Perché? Come sei arrivato fin qui? Come è nata la tua storia? Anche se ci sono stati dei fallimenti, le cose negative creano connection. Le persone, non tutti sono dei campioni o dei vincenti, quindi sapere che ci sono altre persone che hanno passato per delle cose come noi crea affinità, crea emozione. Questa cosa è molto importante. Quindi dobbiamo vedere la nostra vita non come io nascondo le cose che non sono funzionate, no. Questa, se oggi sono chi sono, questa è la mia storia, va raccontata. Devo raccontare in un modo che io creo colore, come dico io. Io creo quella connection che il mio pubblico mi ama, anche se non mi compra. Però mi consiglia, mi vedi, e prima o poi un giorno, se qualcuno parlerà di vino in Brasile, dice, aspetta, c'ho la persona per te. È quello che noi dobbiamo fare. Personal branding è questo, creare quella connection. Specializzazione, per creare questo tu devi avere un'idea di business ben definita, quindi non puoi essere un tuttologo, potresti anche vendere anche altre cose. Io sono food and wines, ma io parlo di vini e parlo di vini luxury, io ho aziende importanti, però questo non significa che non vendo vino da un euro, vendo, ma non lo dico, se mi chiedono lo vendo, è diverso, quindi io ho una specializzazione. Quindi non essere tutologo, perché questo fa sì che tu crei dei contenuti specifici per quel tuo obiettivo. Quindi è un lavoro da costruire, ma si fa. Quindi è meglio che specificare la categoria, così sei specialista in quella cosa. Sei il numero uno della penna, quindi studierai come si fa una penna e nessuno parlerai come si fa una penna come te. Leggerai i libri, scriverai un libro. Metterai un ebook in internet e nessuno, tutti quando penserai, oddio, un problema con una pena, chiamo Mr. Pena. Ecco, questo è l'idea della specializzazione e del personal branding. Quindi, ultime cose, avere un'identità visuale, quindi un logo, un colore, un'immagine. Io quando tolgo gli occhiali, la gente dice che strana che sei, perché tutti mi vedono con gli occhiali. Molte volte, se io dovessi fare un intervento, dovrei tenere gli occhiali finti, perché fa parte della mia identità. Essere visibile, cosa importantissima nel personal branding, crea un'immagine, ma non posso stare dietro al PC. Sono un export manager, devo raccontare le cose che faccio, devo creare contenuti di valore per il mio pubblico, per il mio cliente. Se io lavoro, esporto vini in Brasile, devo raccontare ai miei importatori tutte le cose dell'Italia. Perché lui dovrebbe comprare un vino dell'Italia? Ma devo dare a lui il contenuto di valore. La cosa più importante è il mio cliente. Il mio servizio lo so, il mio pesce lo so qual è. E indirettamente lui prima o poi mi cercherà. Perciò io devo alimentare questo, essere visibile in questo senso. Questo creerà un brand, un marchio sociale. E non solo, devo frequentare gli eventi, quindi essere visibile socialmente, nei social, ma anche fisicamente. Questo è visibilità, quello che stiamo facendo. Quindi quando ci chiedono di costruire, chi è che c'è per dire, raccontare? Ognuno di noi ha una professionalità. Raccontiamo, diamo valore ai nostri colleghi, perché questo ci dà anche visibilità. E questo è essere visibile. Networking, questo che facciamo, la nostra associazione, altre situazioni, il premio Export Italia,
è un network molto importante, raccontare la nostra storia di successo, stimolare le nostre aziende a fare questo. Noi diventiamo un esempio per le aziende e viceversa, per i nostri colleghi. Tutto questo è connection ed è posizionamento, perché io quando parlo con un'azienda racconto la mia storia e viceversa. Ed è importantissimo anche nel web. Quindi questo, il network, è uno dei punti chiave per guadagnare visibilità, creare il proprio brand. E, però tutto questo ci deve essere una strategia, ok, nella comunicazione, verso il risultato. Io cosa voglio? Io voglio esportare i vini italiani in Brasile. Ho vini costosi, in un mercato difficile perché c'è un tasso alto. Bene, focus, prendere importatori che vendono vini costosi. Quindi io devo produrre dei contenuti per questi. Poi se gli altri leggono sono felice. Perciò io devo fare un'analisi del mio pubblico target e della mia concorrenza per capire dove stanno gli errori o cosa vincono, cioè dove vincono. Ci devono essere analisi geografica, demografica, psicografica e comportamentale prima di creare dei contenuti di valore per il pubblico, prima di iniziare a parlare e di creare il valore, il contenuto, io devo sapere a chi sto parlando e qual è il problema che sto risolvendo. Io ho trovato, solo per chiudere, una parola in portoghese che si chiama curadoria di vinos, significa prendere cura, curatore di vini. Questa parola ha fatto aumentare di 200% il mio fatturato, perché questa è la parola che gli importatori cercano. E io per degli anni ho cercato questa parola. Quindi ognuno di noi ha nel suo mercato quella parola. Quindi non è così complicato. Perciò questa è una frase che mi piace tanto, perché in uno dei miei corsi, quindi studiare sempre per il nostro personal brand è molto importante, in uno dei miei corsi ho incontrato questa professionista che è la CEO di Mind, che è la società, un mondo di influencers. E lei dice che il mercato è molto diverso da quello che era 10, 5, anche 2 anni fa. Oggi fare soldi su internet non è mai stato così possibile e l'espansione di questo mercato è solo all'inizio. Noi abbiamo tutto per farlo. Dobbiamo cambiare questo mindset iniziando da quello che siamo noi, del nostro brand. Quindi ricordandoci che il networking è la chiave di tutto. Ci fa poi creare un database aggiornato dei nostri contatti, di tutto quello che stiamo facendo anche qui, che poi va messo in un CRM profilato e poi ci spiegherà, qui entriamo in quello che è il discorso del nostro collega che andrà a parlare di CRM più sulle aziende, ma è la stessa cosa, va profilato, aggiornato, ricontattato, dobbiamo usare l'email marketing, i nostri contatti devono ricevere i nostri contenuti settimanalmente, i miei brasiliani ricevono tutte le settimane i video che noi facciamo in Instagram con i produttori di vino. Facciamo in Instagram un video intervistando un produttore di vino, facciamo il download, mettiamo in YouTube e li mandiamo tutte le settimane in newsletter questo video dicendo guardate cos'è il primitivo della... E loro sono già abituati, per loro è un valore assurdo e noi chiudiamo contratti anche così. Perciò uguale monetizzazione. Quindi la mia storia non era per vendere i vini a voi, ma è un esempio di personal branding, perché le competenze ce le abbiamo tutti, ma se noi non le raccontiamo nel modo giusto, il nostro target non lo saprà mai. Quindi questo è ciò che volevo. Non so se sono stata nei tempi, perché quando mi date i tempi mi mettete l'ansia e io cerco di correre, ma non so se riesco a trasmettere il messaggio. Comunque, grazie. Grazie Carine, sì, direi che sei andata bene come tempi, sei andata assolutamente bene come contenuti, hai mostrato bene il branding, cioè hai fatto capire bene cosa fai per acquisire, per sapere che esisti, che cosa fai e perché la gente deve venire da te, sia che siano stranieri che vogliono, o brasiliani che vogliono comprare vini italiani, sia se sono a questo punto aziende italiane che vogliono portare i vini in Brasile, googlando chi mai potranno trovare, quindi assolutamente sì. Brava, e dopo ne approfondiremo il tema con il nostro pubblico, se
arriveranno domande, potete porle nella chat, viceversa potete porle anche nel sondaggio che avete visto, il link nella chat è disponibile già adesso online.